Ciao a tutti amichetti mangaka e non, ben ritornati ad un nuovo video. Io sono Vale Mangaka e oggi siamo in un nuovo acquisti anime manga. Partiamo subito, questa settimana è uscito il volume 4 della Principessa Cadavere, edito dalla Planet Manga. Sta cominciando a piacermi tantissimo, non so se adesso siamo quasi alla fine, a metà della serie, però mi sta piacendo tantissimo, anche i disegni sono bellissimi e ne vado molto molto fiera e sono curiosa anche di leggerlo e di vedere che cosa succede. Altro fumetto che stiamo quasi alla fine, il numero 5 de Il Coniglio Nero, edito dalla Planet Manga. Anche questo siamo quasi alla fine, siamo come vedete 5 di 6, quindi tra due settimane, un paio, forse il prossimo mese dovrebbe uscire l'ultimo volume. È un peccato perché, essendo uno dei generi che mi piace tanto, avrei preferito che continuasse un po' di più, non dico fino al 20esimo, ma almeno fino al 10° volume, quindi non mi sarebbe dispiaciuto che continuasse questa serie, però sono contenta lo stesso. Questo è un altro fumetto sempre dei generi dark che mi piacciono un sacco. Finalmente, anche questo lo aspettavo da un po' di tempo, il volume 4 di Brynhild o Brynhild nell'oscurità, non so come si pronuncia bene. Edito anche questo dalla Planet Manga, molto, molto originale. Sono curiosa finalmente di leggerlo. E anche questo sta andando un po' a rilento nelle uscite, però ne vale la pena perché è una gran bella storia. Penultimo fumetto, anche questo della mia serie preferita, è uscito il secondo volume dell'Attacco dei Giganti Before the Fall. Per chi non conoscesse bene, avevo parlato in un video precedente che è uscito il romanzo di Before the Fall, che sarebbe il prequel della storia effettiva dell'Attacco dei Giganti come lo conosciamo tutti quanti. Questo invece è l'adattamento a fumetto del romanzo che è uscito un paio di mesi fa. Contenta di averlo qui in casa, così almeno posso continuare a leggerlo. Per chi avesse letto il romanzo, chi l'ha acquistato, potete trovare anche il fumetto, l'adattamento a fumetto. E arriviamo così con l'ultimo acquisto anime manga. È uscito il volume 18 del Adventure Time. Questo è un altro fumetto che mi piace tantissimo, sono curiosa di leggerlo e vedere che cosa conterà in questo volumetto. Come novità anime non sono riuscita a trovare altro, però ho trovato qualche novità DVD. Questa settimana è uscito il DVD dei Guardiani della Galassia della Marvel. Questo ho avuto un po' di paura, ero un po' intimorita nel comprarlo. Sto parlando del DVD di Annabelle. Ultima cosa prima di farvi vedere, prima di chiudere il video definitivamente, questa mini action figure di Nico Robin. Tra l'altro mi piace tantissimo che ha questo mini vestitino con lo zainetto, è molto molto bella, mi piace tantissimo, l'ho voluta prendere. Chi vi sta, lo vedete come la sua base qua sotto e vedete tutte le varie caratteristiche. Qua sotto notate che ci sono altre due action figure, quelle di Rubber o Ruffy come la chiamate e quella di Love. Bene ragazzi, con questo si conclude il video di questa settimana. Prima di chiudere il video vi voglio dirvi che ho in mente un progetto da fare. Mi piacerebbe imparare a fare gameplay, visto che alcuni di miei amici mi hanno detto: ma perché non provi a fare gameplay per i videogiochi? A me piace, a me non mi dispiacerebbe fare gameplay, anzi sono molto motivata nel poter fare ed imparare. Qualcuno di voi avesse l'opportunità, mi potreste spiegare come poter fare gameplay così da potermi migliorare anche nel mio canale, anche nel montaggio video. Se qualcuno conoscesse qualche altro programma per poter migliorare e fare video, per montaggio video, mi mettete un commento qua sotto. Io naturalmente cercherò, vedrò un pochettino, chiederò suggerimenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento o un mi piace, anche alla mia pagina Facebook e alle altre mie pagine, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti quanti, buona giornata, ciao ciao.